Allora ragazzi, devo chiudere la luce, o no, come che chiudevamo? Sì, sì. Cioè, qui. Quante lezioni manca? Avvenuto? Altre due. Ah. Manca la taglia e... Ora non va a addormentare. Già mi vedo sul divano. Allora, ok. Oggi abbiamo un altro capitolo, quindi abbiamo studiato un attimino la parte alta delle vie aeree di gestione superiori, abbiamo visto un pochino il naso, il faringe, il caporale, la faringe. Oggi ci addentriamo in una zona assai pericolosa che è tipicamente di pertinenza dell'otorino maringoiatra e che ha come organo centrale la faringe. E questa lezione in realtà è impostata in maniera un pochino differente rispetto a quelle precedenti, in quanto si parte dalla dispnea, non si parte più da una classificazione, da un tumore, da un processo infiammatorio, ma invece ci interessiamo di un sintomo e che è particolarmente importante e che sostanzialmente pone una serie di problemi diagnostici e terapeutici non indifferenti. Innanzitutto dobbiamo pensare al concetto di, cioè fare riferimento al concetto di dispnea laringea. Esistono varie forme di dispnea, ma quando noi parliamo di dispnea laringea facciamo riferimento a una difficoltà respiratoria che ha come centro del problema la laringe. Vedete, la laringe è un organo complesso che svolge varie funzioni, tre funzioni principalmente: una funzione fonatoria, e questa è ben evidente e chiara, una funzione respiratoria, in quanto rappresenta un tratto dell'albero respiratorio, e ha una funzione infine sfinterica. Questa funzione sfinterica è una funzione molto importante. Ogni qualvolta noi deglutiamo, quindi saliva, cibo, liquidi, si attivano una serie di muscoli e di strutture e di articolazioni che tendono a far sì che quel tratto comune tra le vie aeree e le vie digestive possa in qualche modo consentire la separazione del cibo, del liquido, dall'aria e permettere all'aria di imboccare la giusta via attraverso la laringe. Tutto questo è legato principalmente, tanto come si pensa, a questa azione di opercolo dell'epiglottide, ma prevalentemente ad un'azione sfinterica, quindi ad una adduzione delle corde vocali. Ogni volta noi deglutiamo, queste corde vocali si chiudono, quindi c'è un'attivazione di articolazioni, di coarticoidee, di una muscolatura laringea in maniera molto sofisticata, e il cibo, attraverso un'azione peristaltica, viene in qualche modo convogliato dal faringe tramite l'esofago cervicale attraverso la cosiddetta bocca di chiglia nell'esofago. L'incoordinazione a carico di questa attività complessa può determinare dei fenomeni che possono andare da banali abingestis fino al soffocamento. Questo meccanismo è un meccanismo talmente importante che in qualche modo talvolta amo dire la medicina legale ci sorprende perché pazienti annegati in realtà vengono trovati privi di acqua nei polmoni, cioè, perché in una fase iniziale c'è un laringospasmo, una chiusura talmente serrata delle vie aeree a scopo protettivo delle stesse, che anche in una situazione drammatica, così diciamo ai limiti, la contrazione della muscolatura laringea e la prevalenza adduttoria tende a determinare un'esclusione del passaggio dei liquidi nelle vie. Quindi la possibilità che questo si verifichi può accadere. In questo schema, che è uno schema fisiologico di fisiologia, è chiaro che quindi qualunque fattore vada a determinare un'ostruzione, una riduzione del carico, del lume, della laringe, può comportare attraverso questo meccanismo
un problema di dispnea che è prevalentemente inspiratorio. Questo è un dato molto importante. Quindi la dispnea inspiratoria è solitamente legata alla costruzione delle alte vie aeree, in particolare della laringe, più facilmente della laringe. Perché? Perché la laringe ha, a livello del piano glottico nell'adulto e della regione ipoglottica, attenzione, nel bambino, l'area minore, il calibro minore, l'area di maggiore restringimento rispetto a tutto l'albero respiratorio. Quindi minime variazioni, oltre a determinare, come voi sapete, variazioni di velocità, quindi sostanzialmente che è inversamente proporzionale al quadrato del raggio, crea un flusso corticoso che si avverte anche con una tipica inspirazione. Quindi, come vedremo, poi ci sono delle caratteristiche cornacee di Rache che vanno a in qualche modo accentuare l'impatto non più fisiologico ma patologico di questa stenosi. Come vedete, tutto questo provocando attraverso un aumento delle resistenze e questa variazione della velocità tendono a determinare in parte una depressione inspiratoria, cioè noi cerchiamo di forzare questa resistenza attraverso un'ispirazione forzata che non è più quella fisiologica che io sto in questo momento effettuando, voi pure, ma che praticamente utilizza, oltre al diafiamma, una serie di muscoli intercostali, pettorali, che tendono a forzare e a spingere l'aria con una depressione più acuta, più accentuata, più importante e con l'ausilio dei muscoli respiratori accessori che normalmente non vengono chiamati in causa negli arti respiratori, si cerca di forzare questo stato, ovviamente per consentire al paziente di ossigenarsi, di respirare. Se la depressione e quindi questa attivazione parafisiologica di una muscolatura accessoria non è in grado di forzare questo ostacolo, avremo cosa? Un allungamento dell'ispirazione. E questo comporta una variazione del numero degli atti respiratori, che ricordiamo è una fase inspiratoria e una fase espiratoria, che configura quella che si chiama bradipnea ispiratoria. Il termine dal greco bradius significa rallentamento e quindi in qualche modo abbiamo quello che si verifica in una situazione standard. Ora, la dispnea laringea quindi si caratterizza tipicamente per una bradipnea ispiratoria, ma la depressione endotoracica, che solitamente si accompagna a un rientramento, no? Avete visto? Un rientramento del giugulo, del plesso solare e dei muscoli intercostali, può determinare praticamente un fenomeno che è quello del rientramento, che noi definiamo col termine di tiraggio, di tiraggio. Quindi questo violento tentativo di forzare l'ostacolo che si è venuto a creare, pensate a un corpo estraneo, pensate a un edema della glottide, pensate a un tumore, pensate a un trauma laringeo, a qualcosa che va a ridurre il calibro endolaringeo, questo può comportare questo fenomeno. E accanto a questi rientramenti intercostali e a questi rientramenti che sono tipicamente legati all'attivazione di una muscolatura, ripeto, normalmente non implicata nell'atto respiratorio, possiamo avere questo tiraggio che si caratterizza per la comparsa di rumori che noi definiamo stridor e cornage. Ecco la differenza tra lo stridore e il cornage. Lo stridor è un rumore acuto, questo in pratica è un rumore acuto simile a quello ottenuto soffiando in un tubo con riduzione del suo calore all'interno e tende ad indicare un interessamento della porzione sopraglottica o del piano glottico, quindi diciamo un ostacolo alto, un corpo estraneo, mettiamo una pallina piccola che viene inalata da un soggetto, da un bambino, purtroppo anche poche settimane fa, credo nel Lazio un bambino di 3 anni è morto per soffocamento perché aveva preso un bocconcino, una mozzarella e è rimasto secco, come si suol dire, in gergo. Ecco, vedete, tutto questo, quindi in qualche modo anche auscultare il paziente, sia pure, come potete capire, in particolare i bambini, in una situazione drammatica, perché non pensiate che uno arriva lì
tranquillo e beato se ha un quadro di tirage o di stridore, e quindi però la capacità del medico, dell'otorino, del chirurgo d'urgenza è quella di capire anche eventualmente la sede dello stato. Invece il cornage è un rumore con una tonalità più bassa, sorda, roca e cavernosa, simile a quello che si ottiene soffiando in un corno, ed indica un restringimento sotto l'orto. Queste due cose, il tirage e il cornage, sono particolarmente utili per esempio anche in età pediatrica, perché come vedremo noi possiamo avere una epiglottite, quindi una tumescenza, una sorta di flemmone dell'epiglottide, o meglio dei tessuti lassi che circondano la cartilagine epiglottide, che va a chiudere l'habitus ad la rigide, quindi alta, dove il tirage si associa allo stridore. Ma possiamo avere una laringite ipoglottica infantile, dove invece la tosse abbaiante, questo rumore sordo, roco, è più caratteristico di una localizzazione ipoglottica sottoglottica. Quindi anche in condizioni che non sono per fortuna sempre drammatiche, cioè tali da determinare intubazione o tracheotomia, noi possiamo usare la semiotica per capire qual è la sede, anche perché un bambino che non respira difficilmente si fa visitare col fibroscopio, e talvolta delle manovre inopportune possono far precipitare la situazione in condizioni drammatiche. Quindi attenzione nel tentativo di ispezionare e valutare, sappiate che queste sono delle situazioni che possono, in particolare in età pediatrica, andare incontro rapidamente a un peggioramento drammatico. Quindi bisogna essere sempre pronti ad intervenire chirurgicamente con una tracheotomia, come vedremo, per cercare di salvare la vita di questi soggetti. La dispnea quindi è caratterizzata da bradipnea respiratoria, tirage, stridore o cornage, e a questo si possono associare altri disturbi, tosse, disfonia. Disfonia è importante, cioè la disfonia indica un'alterazione della voce che ha una sua ragione d'essere. Se il problema è sulle corde vocali o coinvolge le corde vocali, il paziente sarà disfonico. Se invece le corde vocali non sono coinvolte, il paziente potrebbe avere una dispnea respiratoria, ma sicuramente a questa associata, non associata ad un'alterazione della voce. La laringite ipoglottica si caratterizza perché il bambino ha una voce soffiata, e perché in pratica la chiusura sottoglottica fa sì che la colonna aerea espiratoria, perché noi emettiamo il suono quando espiriamo, non quando ispiriamo. Ma non è questo, noi invece emettiamo il suono nella fase espiratoria. In queste condizioni chiaramente la quantità di aria che in questo spazio ristretto, la laringe di un bambino è così. Questo non è il suo calibro, è la laringe, un bambino di 4-5 anni. Quindi immaginate come un millimetro, 2 millimetri, già è troppo, un millimetro di edema sottoglottico possa essere un elemento di stenosi importante tale da giustificare tutti questi segni e sintomi di cui noi oggi stiamo parlando. È ovvio che invece nell'adulto ci dobbiamo trovare di fronte a una diagnosi differenziale, cioè esistono varie forme di dispnea, per esempio una dispnea di natura cardiaca o polmonare, e l'elemento non è io mi sono trovato una notte, io racconto queste cose, le guardie, fortuna una decina d'anni faccio il direttore di qualcosa e quindi non faccio le guardie, però mi sono trovato di notte qualche anno fa alle 3 di notte svegliato da un collega che aveva portato in ambulanza un paziente che sostanzialmente, questo paziente aveva fatto una radioterapia per un T1A della corda vocale, quindi era un paziente che da tempo però era guarito di questa situazione. Questo collega, che era fresco specialista di otorino, aveva rapidamente associato le difficoltà respiratorie del paziente con la possibilità che questo paziente avesse una recidiva della corda vocale, e quindi sostanzialmente lui era convinto, gli ha sparato in vena cortisone, non respirava adrenalina. In realtà mi è bastato, io c'è pronto soccorso a Careggio, era lì dove era al piano zero delle cliniche chirurgiche, sono andato a mezz'ora, ho sentito questo che bolliva come una pentola, e ho detto vabbè, questo non è dispnoico, e il paziente aveva un edema polmonare, aveva avuto un infarto, purtroppo è deceduto, e c'è stata anche un'inchiesta
su questa cosa, perché chiaramente vi rendete conto, cioè questo l'ha fatto secco lui, perché dandogli adrenalina eccetera, voglio dire, non è che gli ha fatto un bel servizio. Ecco, per dire che solo, cioè non è così poi facile di fronte a una situazione emergenziale, non è che tutti quanti anche dopo anni mantengono una certa freddezza, e purtroppo l'errore medico ci può stare, però prendere fischi per fiaschi può essere possibile, quindi talvolta bisogna avere con calma, analizzare varie cose. Quindi quel signore presentava appunto una tachipnea, non una bradipnea, esattamente il contrario, cioè questa non è la tipica o una polipnea, cioè una velocizzazione degli atti respiratori o un aumento del numero degli atti respiratori. Questo può quindi comportare, come vedete, un aumento della frequenza e una riduzione, un assottigliamento. La fase inspiratoria ed espiratoria risultano molto superficiali, molto, molto limitate nel tempo. Questo tipo di dispnea interessa sia la fase inspiratoria che espiratoria, non si caratterizza per tirace, cornace o stridor, e di solito la voce e la tosse non vengono interessate, che è un problema diverso, è un problema di funzionalità cardiaca, di accumulo di liquidi, di trasudazione a livello polmonare, come voi conoscete molto meglio di me, che l'ho studiato tanti anni fa. Esiste poi una dispnea asmatiforme, cioè così come noi possiamo avere un laringospasmo, esistono dei fenomeni di broncospasmo tipici dell'asma estrinseco, intrinseco, dove è la fase espiratoria ad essere in qualche modo alterata. I sibili sono tipici della fase espiratoria, questa comunque determina un allungamento dell'atto respiratorio, ma non è la fase espiratoria ad essere modificata, ma è la fase espiratoria, e parliamo di bradipnea espiratoria. Il paziente asmatico ha fame d'aria, ma perché ha difficoltà a buttarla fuori l'aria, non a respirare, e l'atto respiratorio è allungato rispetto a quello normale, in particolare nella fase espiratoria. Presenza di sibili espiratori, il quadro auscultatorio è caratteristico e direi patognomonico. Quindi esistono poi delle forme un pochino più complesse di non facile caratterizzazione, più di pertinenza ovviamente pneumologica e internistica, che vengono individuate con il termine di dispnea di origine tracheobronchiale. Voi sapete che ovviamente la presenza tosse, catarro, bronchiectasie, polmoniti intestinali, una serie di quadri patologici non necessariamente di natura infettiva, silicosi eccetera, possono essere caratterizzati da delle alterazioni dell'attività respiratoria che si concretizzano soprattutto con una presenza di sibili ronchi che voi potete avvertire in maniera diffusa, in maniera circoscritta a seconda del quadro patologico, ma solitamente che interessano sia la fase espiratoria che la fase inspiratoria. Sono spesso accompagnati da tosse, ma è la tosse che a lungo andare poi porta ad un'alterazione della voce, ma di per sé ab inizio questa alterazione della voce non c'è. Quindi un altro tipo di dispnea. Ora, se andiamo a fare un'analisi un pochino più particolareggiata, possiamo dire che in realtà anche un corpo estraneo nel naso può determinare una dispnea. Un bambino che ha un'ipertrofia adenoidea ha una dispnea ispiratoria, e quindi anche le alterazioni fisiologiche, patologiche, parafisiologiche, come lo vogliamo chiamare, del cavorale, dell'orofaringe, come abbiamo visto, e delle fosse nasali possono ovviamente alterare il flusso dell'aria nelle vie aeree e quindi essere dispnoizzanti. Queste, tutte quelle sopra la laringe, comunque mantengono delle caratteristiche di dispnea ispiratoria, cioè tendono per esempio ad allungare la fase inspiratoria e non la fase espiratoria. Quindi queste, poiché in qualche modo vanno ad inficiare, ad interessare questo apparato di risonanza che noi abbiamo, finiscono per alterare la voce.
ma basta ispezionarle, fargli aprire la bocca al bambino, svegliarlo e vedere che il problema viene semplicemente cortocircuitato dalla respirazione orale, oppure quando ci sono lussazioni corpestranee, ci sono degli elementi che anche per la possibilità di una più facile ispezione di questi distretti ci consentono di fare una diagnosi di sede, che è quella che poi vi rimette rispetto a tutto. Ora, attenzione, noi abbiamo dei quadri infettivi, l'angina di Ludwig è un edema del pavimento bocca, spesso legato a processi infettivi di natura odontogena, che può estendersi posteriormente e dare una dispnea respiratoria grave. Abbiamo fatto tante tracheotomie anche in quadri ostruttivi alti, non necessariamente laringe. È ovvio che la laringe, essendo l'organo più stretto, diciamo, con un calibro più ridotto, è quello che più facilmente può andare incontro a un quadro di stenosi e conseguentemente determinare una situazione di tipo disfonizzante. Ok? Esistono poi delle dispnee di natura centrale. Ora non vi sto a dire, ma tutti i pazienti in stato comatoso, respiro di celistoso, sono cose che conoscete, però anche quello è un problema che in qualche modo si può porre di fronte, cioè il medico si può trovare di fronte a un paziente che non ha, privo di conoscenza, che ha una situazione respiratoria particolare. Ora, voi non vi siete trovati, ma tante volte pazienti terminali vanno incontro a questi respiri neurologici, a queste alterazioni della frequenza, della caratteristica del respiro, che francamente sono abbastanza facilmente diagnosticabili, anche perché si associano ad uno stato comatoso o comunque ad una perdita delle funzioni superiori, e quindi è difficile confondere una dispnea ispiratoria con questo. Noi abbiamo avuto purtroppo qualche tempo fa un episodio grave in ambulatorio, dove un paziente da me operato verosimilmente ha avuto un problema di arresto cardiocircolatorio, cardiorespiratorio, con una fase dispnoica a cui ha fatto seguito un'apnea prolungata. Io sono riuscito però dopo un po' di tempo a mettergli un tubo lì nel bagno, c'è stata la dottoressa qui presente, però è chiaro che quel tipo di respiro non era attribuibile ad un'ostruzione alta, e quindi in qualche modo poi purtroppo i fatti hanno dato ragione a queste ipotesi diagnostiche. Quindi, nonostante il paziente fosse stato da poco operato nel distretto di pertinenza, avesse avuto una tracheotomia, questo poteva far pensare a un problema disponibilizzante alto. In realtà il problema era di altra natura e si è manifestato comunque con un'alterazione dell'attività respiratoria. Quindi, cioè, tutti quanti noi siamo andati lì pensando che questo non respirasse, in realtà si respirava, ma questo è venuto dopo, prima ha avuto qualcos'altro che lo ha in qualche modo indotto in uno stato comatoso con una respirazione di tipo neurologico, non una dispnea di tipo laringeo. Quindi non è facile, poi sono situazioni emotivamente particolari, e quindi soltanto con gli anni e con l'esperienza si riesce a arrivare ad una così, a non fare errori. Ecco, mettiamola così. Dunque, allora, la dispnea, il laringea, abbiamo capito cos'è, ma questa dispnea va anche valutata, come vi dicevo, in termini di gravità. Non è che se arriva uno che ha un po' di laringitina, respira un po' così, noi lo prendiamo e lo sbattiamo in sala operatoria. No, valutiamo alcune cose, e questa valutazione risulta essere fondamentale, cioè la misura della tempestività con la quale noi siamo in grado di stabilire la gravità ed eventualmente ripristinare la perietà delle vie aeree è cruciale, perché voi sapete che la mancata ossigenazione si concretizza in un danno multiorgano, in particolare cerebrale, che si realizza anche in un arco di tempo estremamente ridotto. Quindi non è che siamo lì a pensare, ora gli facciamo la TAC, ora facciamo, noi certe volte la tracheotomia d'urgenza è qualcosa che molti otorinolaringoiatri hanno sperimentato e che in qualche modo anche con gli anni fa tremare i polsi, perché sentiamo il peso di dover ripristinare una perietà delle vie aeree in pochi secondi, e spesso in situazioni come nel bagno dell'ambulatorio, in situazioni drammatiche. Quindi nulla di eroico, però è un mestieraccio, perché è tutto quello che può
ostruire sangue, corpi estranei, patologie, tumori, cisti, possono in qualche modo determinare una situazione che va rapidamente controllata. Indipendentemente dallo stato iniziale del paziente, e questo è un altro concetto importante, un paziente che ha una dispnea ispiratoria può precipitare in maniera rapida, repentina, subitanea, da uno stato apparentemente, non dico neopneico ovviamente, ma uno stato accettabile ad una situazione invece di gravità estrema. E quindi tutto quello che noi dobbiamo fare è prendere rapidamente in carico il paziente, valutare con un pulsossimetro se questa situazione già di per sé determina una scarsa ossigenazione a livello sistemico, e in qualche modo monitorare alcune funzioni vitali, in particolare quella cardiaca, perché sostanzialmente il persistere, uno stato cronico di questo signore che in fondo poi ha avuto questi episodi di cui vi raccontavo, probabilmente nei giorni precedenti non respirava bene, non respirava bene perché la malattia si era riaffacciata, perché c'era un'enema, perché c'era una situazione anatomica modificata da due interventi, da lembi e da radioterapia, che soprattutto nella posizione in clinostatismo non gli dava una respirazione ottimale. E l'aver in qualche modo sottovalutato, perché dice, ma abbiamo telefonato più volte, però ci hanno detto così, eccetera, cosa ha creato? Ha fatto sì che questo signore di una certa età vivesse in una situazione di fame d'aria, quindi una situazione di ipossia, che è ovviamente un sovraccarico cardiaco. Quindi tutto il sistema cosa fa? Cerca di attivarsi in una situazione di stress che non è più tollerabile. Cioè uno, come dicono dell'Italia, cioè uno può avere la febbre a 38 ma non la può avere per due mesi, perché poi per qualche giorno ma dopo bisogna arrivare a una soluzione. E analogamente si possono avere delle situazioni di dispnea ispiratoria, diciamo, accettabile, cioè non incompatibili con la vita, ma compatibili con la vita, ma sostanzialmente questo in un soggetto di una certa età con problemi cardiaci, cardiocircolatori, io ho visto molte persone che in condizioni di ipossia, anche non particolarmente evidente, eccessiva, poi hanno avuto degli infarti subendocardici, eccetera, che probabilmente è quello che si è verificato in questo caso nel paziente. Quindi frequenza cardiaca, valutazione del colore delle mucose. Perché? Perché quando il livello di ossigeno cala e il problema della stenosi è che non arriva ossigeno, ma non viene neanche espulsa la nitride carbonica che si accumula a livello periferico sistemico, e quindi abbiamo la cosiddetta cianosi, questo colore delle estremità, del volto, eccetera, bluastro, che è veramente l'indice che abbiamo pochi secondi, non minuti, secondi per poter ripristinare una perdita delle vie aeree e consentire a questo paziente di essere rianimato e riossigenato. Quindi il colore delle mucose, la pressione arteriosa e il turgore delle giugulari per questa stasi, per questo impegno polmonare, ma anche l'algia a livello dell'ipocondrio destro. Questo perché in pratica il fegato, quando uno corre, no, gli viene il dolore, perché c'è una sorta di spremitura di tutto il sangue, di tutto l'ossigeno che ci può essere, cioè il nostro organismo in una situazione di stress mette a disposizione fino all'ultimo globulo rosso con l'emoglobina per trasportare a livello periferico quella piccola quantità di ossigeno che ancora residua nel sangue, e lo fa aumentando la frequenza cardiaca, la pressione, in modo da raggiungere i distretti periferici, in particolare i due organi che devono essere costantemente irrorati e ossigenati. Quindi tutto questo si verifica nel giro di pochissimi secondi. Io ho visto passare persone da una situazione di normalità a una situazione di premorte veramente nel giro di pochissimo. Quindi mai sottovalutare queste situazioni, in particolare nel bambino. Quindi i criteri di valutazione per una diagnosi di gravità si basano soprattutto sulla durata, cioè se questo signore ha una bradipnea che dura da più di un'ora, se la bradipnea è importante, l'importanza la possiamo anche indirettamente valutare, mica gli dobbiamo fare per forza la TAC per vedere quanto è ostruita lo spazio respiratorio, laringeo o meno, ma praticamente si può anche valutare dall'intensità
dei rumori di questo tirage, per esempio, che noi abbiamo. E attenzione, perché quando la situazione vira verso il peggio, e quindi apparentemente possiamo avere che da una bradipnea si passi improvvisamente a una polipnea superficiale. Questo è un segno pessimo da non sottovalutare, che indica un peggioramento della situazione, indica l'inizio di un danno periferico che sostanzialmente è legato a questa ipossia, ipossemia, che in pratica da tempo, da ore, da minuti, ma in qualche modo da ore il paziente sta portando avanti. Così come l'intensità del tirage. Se a un certo punto sto bambino, o questo, nell'attesa che arrivi il rianimatore, nell'attesa che si faccia l'attacco, nell'attesa che faccia effetto il cortisone, sto dicendo tutte strategie, come possiamo dire, a demandare, che purtroppo spesso in un bambino hanno anche una giustificazione, perché come vedremo una tracheotomia in un bambino è un atto difficile che può lasciare degli esiti permanenti rispetto ad un adulto, però è chiaro che di necessità questo così. Quindi lo sfinimento muscolare è un indice di peggioramento. Sicuramente l'agitazione e il passaggio, quindi questi bambini sono agitati, questi adulti anche, perché hanno questa, no, è una sensazione pessima, bruttissima, quella di non respirare, di non avere la possibilità di un'ossigenazione normale. Passano dal pallore alla cianosi, dalla sudorazione e lo sfinimento, sono questi segni chiaramente di una situazione che volge al peggio, e quindi le alterazioni pressorie, la tachicardia, l'angina in sede epatica rappresentano tutti e tre i segni e la stasi delle giugulari di un sovraccarico destro, quindi del cuore destro, dove arriva il sangue venoso, che in qualche modo sono significativi di una situazione ai limiti. Quindi questi sono i caratteri generali. Siamo partiti questa volta dal sintomo dispnea per arrivare poi a questi quadri patologici che già vi ho accennato in parte, ma che in qualche modo trovate su tutti i libri. Ma questa lezione parte al contrario, perché volevo sottolineare l'importanza dal punto di vista fisiologico, ma soprattutto patologico, delle alterazioni della meccanica respiratoria, possiamo dire, soprattutto quelle legate a dei processi ostruttivi delle alte vie aeree. Quindi è chiaro che se abbiamo il tempo di gestire la cosa, dobbiamo in qualche modo cercare di inquadrare qual è il motivo. Semplicemente, se ci troviamo di fronte a un corpo estraneo potenziale, è ben diverso se ci troviamo di fronte ad una neoplasia ostruente o a un trauma, perché dobbiamo adottare delle strategie conservative e di monitoraggio del paziente che possono essere diametralmente opposte. Quindi se un bambino, cercare di interrogare i genitori, capire che cosa sia accaduto, se svegliato nel cuore della notte, la mattina aveva un po' di febbriciattola, è un conto, è da tempo si lamenta del dolore all'orecchio e lo abbiamo trovato sul letto in una posizione di fame d'aria, ed è un altro, correva, mentre correva ha battuto ci avevo in mano una pallina, cioè sono tutte cose che in qualche modo vi devono orientare rispetto a una possibile diagnosi. Valutare se tutto questo ha avuto un'insorgenza progressiva o brusca. Un bambino che in pieno benessere, i genitori lo perdono di vista e lo trovano invece in una situazione di dispnea, fa presupporre che ha avuto un trauma oppure ha ingerito qualcosa, rispetto a un bambino che invece da 2-3 giorni ha una malattia delle prime vie aeree, un raffreddolino, poi improvvisamente, se un maschio tra i 3-6 anni di notte inizia a non respirare, il quadro di laringite ipoglottica è chiaramente più facilmente ipotizzabile rispetto a delle altre situazioni. Se ci sono episodi pregressi, perché spesso queste situazioni, come questa di cui vi sto parlando, si ripetono durante i vari periodi e sono indice di una sorta di immaturità che in qualche modo si concretizza anatomicamente in una maggiore lassità dei tessuti sottoglottici, dello spazio sottoglottico in età pediatrica. In età pediatrica lo spazio più stretto non è la glottide, ma è la porzione sottoglottica, che ha una forma quasi a coda di topo e che in qualche modo, io ne ho visti alcune, praticamente in fibroscopia, quando questi virus, che poi la malattia è una infezione virale,
va a localizzarsi in questa zona, l'edema del tessuto sottocutaneo tende a congestionarsi e crea come dei palloncini rossi, come dei gommoncini rossi che si apprezzano facilmente sotto alle corde vocali e sono il punto di restringimento della laringe. La preesistenza di una disfonia o una disfagia. Immaginate che il bambino ha esordito iniziando o l'adulto ad avere un abbassamento di voce, un adulto fumatore che da due mesi ha una disfonia intravescente e poi improvvisamente non respira, mica possiamo pensare al corpo estraneo, dobbiamo pensare che c'è un carcinoma o qualcosa del genere, e così via dicendo. Quindi la necessità, come vi dicevo, di interrogare i genitori dei bambini. A questo punto, una volta raccolta l'anamnesi, una volta preso in carico il paziente e quindi monitorato il paziente per evitare delle situazioni in un ambiente idoneo dove possiamo eventualmente anche esercitare rapidamente un atto chirurgico come la tracheotomia, noi dobbiamo passare ad una valutazione. Questa valutazione è data da un esame obiettivo. Quindi in pratica, attenzione, come c'è scritto lì, non si fanno manovre in consulta tipo la bassa lingua di legno nel bambino che già non respira con la bava eccetera, perché questo può far precipitare il tutto semplicemente per un'inalazione di saliva. Se nell'epiglottite il flemmone della cartilagine epiglottide tende a determinare una disfagia, o meglio una odinofagia, cioè una deglutizione dolorosa, il bambino non deglutisce, questa saliva che lui produce non viene buttata giù, anzi addirittura esiste uno stimolo che si chiama riflesso esofago salivare di Roger che tende ad aumentare la produzione di saliva. Quindi il bambino a un certo punto la saliva gli va di traverso, gli viene tosse e tende a buttarla fuori anziché deglutire. Ora immaginate andare in questo lago di saliva ad abbassare, la saliva gli viene attraverso, lui tossisce, gli si chiude le corde vocali, arrivederci, grazie. Cioè, quindi qualunque manovra in situazioni borderline tra un quadro patologico moderato e un quadro patologico severo, e qualunque manovra mal condotta può in qualche modo determinare il precipitarsi della situazione. Una possibilità è quella di utilizzare delle fibre ottiche, quindi passando con una rinofibroscopia dal naso, cercare di esplorare le vie aeree per documentare eventualmente la seria identità dell'ostruzione. Questo nel bambino che non respira è praticamente impossibile. Quindi direi che è una manovra difficile da fare, e invece il rianimatore deve eventualmente, anche a suo rischio e pericolo, sedare il bambino e esplorare, valutare se queste vie sono pervie e cercare quindi di intubare il paziente. Solo nei casi di insuccesso, purtroppo, si deve intervenire con atti chirurgici invasivi. Quindi attenzione alla manovra. Perciò, accanto ad un esame obiettivo, che ripeto, non può essere condotto se non oggi in maniera, diciamo, efficace con l'utilizzo di fibre ottiche flessibili, meno rigide, che permette di esplorare le fosse nasali, il rinofaringe, l'orofaringe, il lipofaringe e la laringe. Il cavo orale si può esplorare direttamente con un fotoforo, con una luce che illumina quest'area che comunque è oscura, ma in nessun caso tutto questo deve ritardare una hemogas analisi, un elettrocardiogramma, eventualmente una radiografia del torace. E solo se le situazioni, solo se la condizione del paziente lo consentono, anche un'indagine un po' approfondita può essere un'attacca anche diretta senza mezzo di contrasto. Bene, dal punto di vista eziologico i quadri di dispnea laringea sono in ordine decrescente di frequenza, innanzitutto cause funzionali e neurologiche, cioè oggigiorno noi ci troviamo di fronte a delle difficoltà respiratorie che spessissimo sono attribuibili in pratica a dei quadri di paralisi laringea, di paralisi centrale, periferiche, di quadri di alterazione funzionale motoria come quelli che possono avere in malattie neurodegenerative croniche, Parkinson, SLA, eccetera eccetera. Quindi in termini numerici queste sono i quadri i più importanti.
Poi abbiamo la patologia infiammatoria infettiva, vi ho accennato la regina ipoclotti, epiglottite e quadri vari, l'inalazione, traumi aperti e chiusi della laringe, trauma aperto con una comunicazione con l'esterno, trauma chiuso che può creare un ematoma che va a determinare una riduzione senza o fratture della cartilagine, perché abbiamo uno scheletro. Ecco, una considerazione sui traumi ve la devo fare. I traumi sono molto più frequenti nell'adulto che non nel bambino. Il bambino per due ordini di motivi. Uno, che il bambino ha una posizione alta della laringe, cioè la laringe nell'adulto tende ad avere una posizione più bassa, tende a scendere durante lo sviluppo nel collo. Se infatti voi prendete un bambino di 3-4 anni, gli prendete una bassa lingua e gli fate dire A, appena dice A fuoriesce l'epiglottidina, che ha di cosa che invece nell'adulto non troverete mai, perché la distanza tra l'istmo delle fauci e il bordo superiore della cartilagine epiglottide è molto più importante. Quindi posizione alta. E che significa posizione alta? Significa protezione. Noi i traumi della laringe, a meno che non ci sia il soffocamento, o una volta, cioè io ho operato uno di una tracheotomia, un pilota, un campione di motocross che aveva avuto un incidente e la barra del manubrio l'aveva colpita qui. Oggi con l'airbag questo problema è un problema ridotto. Prima i traumi, mi ricordo sempre una bellissima ragazza che viaggiava su una Renault 4 rossa, che per premere un cioccolatino fece un incidente e il manubrio, la Renault 4 era una vecchia roba, quella che ci trovavano il povero Moro assassinato, una crociera, era una macchina che aveva il cambio qui. Questa qui nel chinarsi, boom, ebbe questa cosa qui e ha avuto una frattura scomposta, tracheotomia d'urgenza e degli esiti funzionali. Ma ripeto, una ragazza ventenne che in qualche modo purtroppo si è rovinata la vita, perché la sua voce non era più quella la stessa, però almeno l'abbiamo salvata, perché, cioè, però per raccontare episodi di vita quotidiana, cioè che questa qui per prendere il cioccolatino gli era caduto, si è chinata, ha fatto l'incidente e quindi ha avuto una proiezione di questa cloche, posso dire, direttamente sulla laringe, e mi sono trovato anche qui di notte al pronto soccorso a dover gestire una situazione drammatica di una ragazza giovane. Ecco, l'altra cosa è che quindi la posizione alta fa sì che noi in questo modo il trauma lo proteggiamo alla laringe, quindi i traumi della laringe di per sé sono rari, ma nel bambino sono ancora più rari nella posizione alta, e perché hanno una cartilagine elastica, cioè l'assenza di un processo di ossificazione che è tipico dell'adulto, addirittura evidente nell'anziano, crea fragilità, dà meno resistenza alla cartilagine, quindi anche dei traumi non particolarmente importanti possono creare delle fratture. Fratture soprattutto longitudinali, che prevalentemente interessano la cartilagine tiroidea, quella del pomo d'Adamo nell'uomo, guai all'interessamento della cartilagine cricoide, che invece, come vedremo, è l'anello portante di tutto l'albero respiratorio alto, e questo lo è anche nella chirurgia conservativa della laringe. Quindi soffocamento, lo strangolamento, traumi di vario genere che possono essere aperti o chiusi, e infine la patologia tumorale. Ora, nell'ambito delle dispnee permanenti dobbiamo fare riferimento al concetto di paralisi laringea in adduzione, detta diplegia laringea, cioè tra le cause più frequenti di alterazioni della perdita delle vie aeree noi troviamo le paralisi. Ora, voi sapete che i muscoli della laringe sono tutti innervati, tranne il cricotiroideo, da un nervo laringeo inferiore o nervo ricorrente. Il nervo ricorrente quindi è un nervo prevalentemente motorio, che ha una piccola componente e praticamente si contrappone al nervo laringeo superiore, che invece è prevalentemente sensitivo e va a innervare l'unico, questo muscolo cricotiroideo. Questo muscolo serve a tendere le corde vocali, perché fa basculare sulla cricoide la cartilagine tiroide, ok? Con questo movimento la corda si tende e quindi un danno della laringe superiore in realtà si concretizza non tanto in un'alterazione della voce parlata,
quanto in quella che è l'aspirazione di una prestazione vocale, cioè se volete cantare non riuscite a raggiungere dei toni alti che invece la tensione della corda vocale vi dà. I muscoli si dividono in muscoli adduttori e abduttori, l'abduzione, abducere e addurre, e dovete sapere che in realtà i muscoli tendono a presentare un prevalente tono adduttore. Quindi se io taglio questi nervi, la laringe tende per un ipertono adduttorio a chiudersi, e questo può dare una diplegia laringea. Distinguiamo una diplegia respiratoria da una diplegia fonatoria. La paralisi ricorrenziale può determinare bilaterale fermare le corde vocali in posizione cosiddetta cadaverica o paramediana. In questo caso le due corde vocali, come vedremo, rimangono, vedete, il meccanismo è questo. Questa è l'articolazione cricoaritenoidea. La retenoide, il muscolo tiro, quella è la tiroide, pomodoro, cricoaritenoideo, è il muscolo vocale. Questi movimenti delle articolazioni tendono a determinare l'abduzione e l'adduzione delle corde vocali. In fase inspiratoria si aprono le corde vocali, lasciano passare l'aria. Nella fase espiratoria c'è una leggera tendenza alla riduzione dello spazio, all'adduzione. Quindi se questo meccanismo salta, salta questo processo di ampliamento e di chiusura parziale della glottide, quindi della zona più ristretta della laringe. Conseguentemente queste alterazioni si ripercuotono su un fenomeno che è quello che abbiamo visto della distonia. Quindi una paralisi in adduzione significa che non passa l'aria, il paziente parlerà bene perché le due corde vocali sono vicine e vibrano, ma non respira. Una paralisi in abduzione, il paziente non parla perché le due corde non vibrano, ma l'aria passa bene, respira bene. Questo è un concetto molto semplice, ma esistono delle situazioni intermedie che sono quelle per esempio date dalle paralisi dei posti. Ora, quello che vi volevo mostrare è che questi nervi laringeo superiore e il nervo laringeo inferiore hanno delle caratteristiche diverse. Ovviamente, poiché la stragrande maggioranza dei muscoli, tutti tranne uno, che non è manco abduttore, ma è sostanzialmente tensore della corda vocale, sono tutti controllati da questo nervo laringeo inferiore o ricorrente. Perché si chiama ricorrente? Perché è un nervo che si stacca dal nervo vago e ricorre, come vedete in questa immagine, cioè praticamente va giù e risale. Ora, come potete ammirare da questa immagine di Center, il nervo laringeo ricorrente di destra ha un decorso ed è in contatto con organi e strutture diverse da quelle del laringeo ricorrente di sinistra. Il laringeo ricorrente di sinistra è un nervo che praticamente durante lo sviluppo fetale, embrionale, viene portato dal collo verso il torace del mediastino ed entra, come vedete, il rapporto decorre a sinistra lungo l'arco aortico. Invece la ricorrenza destra si verifica intorno all'arteria subclavia di destra. Quindi, chiaramente, uno è più lungo e uno è più corto. Di fatto il nervo laringeo inferiore di sinistra, essendo più lungo, entrando in rapporto con l'arco aortico, l'atrio di destra, la pleura polmonare, il mediastino, la trachea, l'esofago, la tiroide, può essere danneggiato, può essere inficiato nella sua capacità funzionale da molti quadri patologici, anche non prevalentemente neoplastici, non squisitamente neoplastici, e quindi è ovvio che le paralisi ricorrenziali unilaterali di sinistra sono molto più frequenti rispetto a quelle di destra. Un tumore polmonare, un tumore mediastino, un timone, un tumore esofageo, una dilatazione dell'atrio destro, attenzione, un aneurisma della aorta, dell'arco aortico, possono distendere questa struttura, quindi abbiamo delle paralisi di natura toracica, mediastinica, cardiaca, come diciamo noi, che non vanno mai sottovalutate. La tiroide, sia il lobo destro che il lobo sinistro, anche se esistono differenze anatomiche che
che uno che fa la biologia della tiroide deve ben conoscere, può attaccare, può danneggiare, quindi un tumore tiroideo può aggredire, infiltrare questo nervo e determinarne il suo deficit funzionale. Ma la vicinanza con la faccia posteriore del lobo tiroideo a destra e del lobo tiroideo a sinistra rappresenta un vulnus particolare per questo nervo, perché la causa più frequente di paralisi di correziale oggi non è quella neurologica, ma è iatrogena, la tiroidectomia totale. Ok? Noi vediamo una quantità di paralisi, talora ho visto anche bilaterale, talvolta trattate con tracheotomia di urgenza, al risveglio di pazienti che hanno subito un intervento di tiroidectomia totale. Ovviamente se ci troviamo di fronte a un tumore infiltrante, a una neoplasia estesa, aggressiva, come può essere una lesione bilaterale di due lobi, un carcinoma indifferenziato o una lesione anche differenziata, anche una lesione papillifera o follicolare che però abbia aggredito per la vicinanza anatomica questa struttura, la possibilità che ci sia un deficit funzionale c'è, ma c'è anche la possibilità che in assenza del deficit coarte la dissezione chirurgica del tumore, della capsula tiroidea dalla struttura percussa possa determinarne un danno permanente o transitorio. Ok? Quindi paralisi iatrogena, monolaterale o bilaterale, al top delle cause di paralisi di correziale. A destra, l'altro elemento che dobbiamo tenere conto è un rapporto con l'apice polmonare di destra. Il rapporto con l'apice polmonare di destra significa la possibilità che lesioni tubercolari un tempo, oggi soprattutto tumori, con la famosa sindrome di Ciuffini-Pancost, possano associarsi ad un'infiltrazione del nervo, come ho visto infiltrazioni dell'arteria subclavia di destra e conseguentemente a un deficit monolaterale. Quindi questi sono i concetti che vi ho espresso ora, queste sono le cause centrali, quindi una prima distinzione che noi dobbiamo fare nelle paralisi da leggere è quella di paralisi periferiche, quindi legata a tumori, traumi, tubercolomi, lesioni in qualche modo infiltrative anche di natura infiammatoria, molto più rara ovviamente, rispetto invece a dei quadri di tipo centrale, paralisi centrale, che sono quelle che in pratica tendono a determinare un'alterazione molto meno chiara, non c'è una paralisi in abduzione e in adduzione, sono alterate molte delle funzioni muscolari della laringe perché il danno centrale si accompagna spesso ad una depulsazione della destra e della sinistra e quindi a una commistione di input che dal primo motore neurone vanno al secondo motore neurone e poi successivamente vanno a interessare la placca motoria e le strutture muscolari dei muscoli laringei. Vedete, qui abbiamo fatto una piccola classificazione delle cause da avenzilogia centrale. Voi sapete che anche per esempio delle infezioni virali, ma anche raramente delle infezioni periferiche erpetiche possono in qualche modo andare ad alterare la funzione del decimo nervo cranico, perché il laringeo, mi sono dimenticato di dire, viene da una componente motoria, somatomotoria, che origina dal nervo vago, quindi dal decimo vago del nervo cranico. Il nervo, l'herpes zoster, in alcune forme complesse, può determinare, per esempio l'herpes zoster opicus, si può associare ad una paralisi del fasciano, ad una paralisi dell'ontato, ha una paralisi dei nervi misti, nono, decimo e undicesimo. La paralisi del decimo si concretizza come? Con la disforia, perché il laringeo inferiore e superiore non funzionano e quindi l'emilaringe, nel caso di una localizzazione, come spesso accade, unilaterale o monolaterale, risulta essere deficitario. E quindi avere delle lesioni erpetiche a tipo herpes zoster associate ad un deficit deglutitorio o fonatorio è un elemento anamnestico importante per ipotizzare un danno periferico non centrale. Attenzione,
meticovirale, la sifilide, la SLA e alcuni casi di sclerosi a placche che possono localizzarsi a carico di nuclei motori, di motoneuroni centrali da cui derivano poi il primo motoneurone che va a controllare la funzionalità della muscolatura. Invece, post-iridectomia, infiltrazione neoplastica, ma attenzione, esistono dei casi in cui intubazioni d'urgenza, intubazioni malfatte o intubazioni prolungate, abbiamo visto, possono determinare un danno di questi nervi. Infatti, una delle indicazioni, anche qui la più frequente indicazione oggi alla tracheotomia, è la necessità di rimozione di un tubo naso tracheale fatta nei reparti di rianimazione per consentire una ventilazione assistita in pazienti ricoverati in terapia intensiva. Quindi l'intubazione prolungata, il danno non da decubito con alterazioni funzionali che talvolta sono legate a un danno muscolare o a un danno diretto della struttura nervosa con un deficit funzionale. Ecco, guardate, questa è la paralisi di una corda vocale sinistra, vedete con un'atrofia della corda e questa asimmetria particolarmente evidente. Quindi invece abbiamo una situazione che verosimilmente è, qui c'è una paralisi della corda vocale destra, il paziente in una situazione respiratoria in forazione, praticamente la corda vocale destra non si muove, l'altro raggiunge la linea mediana. Abbiamo qui, vedete, la corda vocale, la vostra sinistra, ma in realtà è destra, quella è atrofica, è fissa in una posizione paramediana cadaverica. Questo paziente respira bene, o meglio, respira sotto sforzo, dovrebbe avere quantomeno una sensazione del passaggio dell'aria in questo punto che è ristretto, mentre sostanzialmente l'altra corda in forazione non è in grado di controbattere la controlaterale e quindi manca quell'azione meccanica di conflicamento, come si suol dire, da cui poi nasce praticamente la voce che viene modulata dall'apparato di risonanza che noi conosciamo. Esistono dei quadri di dispnea laringea intermittenti e queste fanno riferimento a dei quadri clinici molto rari, ma non è che non li abbiamo viste, che fanno riferimento alle disfonie spasmodiche, agli spasmi laringei, al tetano, all'isteria. Esistono dei quadri in cui sostanzialmente la componente eretistica, la componente conversiva tende a determinare un'alterazione funzionale, per cui noi abbiamo dei pazienti che durante la fonazione hanno degli spasmi adduttori, quindi la laringe tende a chiudersi e questo tende nella disfonia spasmodica a determinare questa voce tremolata. Così come abbiamo dei movimenti paradossi, cioè abbiamo dei pazienti che quando sono chiamati a ispirare le corde vocali si chiudono e quando sono chiamati a fonare si aprono. Quindi esistono dei meccanismi anche di controllo centrale che risentono di quadri, ripeto, di tipo psicosomatico, di tipo psichiatrico, diciamo, che vanno attentamente conosciuti. Qui abbiamo lo spasmo laringeo, vedete, quella è una laringina piccola di un bambino con questa caratteristica di glottide ad omega, vedete l'omega ha questa forma caratteristica e qui vedete come quella laringe aperta, casomai per uno stimolo minimale, come può essere una piccola quantità di saliva o una particolare impurità dell'aria che viene ispirata, può determinare questo meccanismo di spasmo. Perché? Perché evidentemente esiste una soglia che è in grado di attivare questo meccanismo protettivo che è molto bassa, o esistono delle situazioni irritative o delle situazioni di tipo isterico, psichiatrico, che possono allora far scattare questa situazione. Recentemente abbiamo avuto un caso di una situazione di spasmofilia proprio legata a questa tendenza praticamente per alterazioni neurologiche, quindi probabilmente di tipo elettrolitico sui canali di calcio, dei milioni di calcio che in qualche modo vanno, voi sapete, l'ipocalcemia, la mano aostetica, lo spasmo ipocalcemico, che in qualche modo tendono a determinare delle alterazioni importanti in questa quindi quadri complessi di non facile identificazione
che si possono utilizzare. Ma sicuramente un capitolo importante è costituito da queste forme infettive, e in particolare c'è da ricordare l'epiglottite dell'adulto e del bambino. Voi sapete, oggi la vaccinazione contro l'Haemophilus ha drasticamente ridotto la problematica, quantomeno in età pediatrica. Abbiamo ancora nei quadri di epiglottite dell'adulto che possono essere favoriti o dal fatto che non sono stati vaccinati, o abbiamo visto dei quadri di insufficienza immunitaria, di deficit immunitario. Per esempio, abbiamo avuto dei casi di pazienti immunosoppressi per situazioni di trapianti renali che purtroppo hanno, con la localizzazione a seguito di banale anche forme virali, la sovrammissione di agenti eziologici, batterici, sono andati incontro a questi quadri. Ecco, guardate, questa è l'epiglottite, un'epiglottite cosiddetta rosso ciliegia, è un flegmone del tessuto lasso che interessa non solo l'epiglottite ma tutto l'apicus della ligem, con una conseguente riduzione dello spazio respiratorio. Vedete, qui c'è un'epiglottite di un bambino, c'è un'intubazione, il bambino è stato intubato per una difficoltà respiratoria, ma è un quadro, diciamo, relativamente grave. Vedete, questa è sempre l'epiglottide atomica di un bambino che è preda di questo processo flegmonoso. Vedete, è tutta la base lingua che in qualche modo appare quasi suppurata, quasi una sacca di pus che si va a raccogliere dentro questo spazio anche pre-epiglottico, e che quindi tende a determinare questa situazione di chiusura, di collasso dell'habitus della ligem, che è fortemente distrutta. Ecco, guardate questa situazione, questo bambino non respira, e non respira, non c'è un minimo di passaggio dell'aria, e quindi attenzione a questi quadri. Ovviamente questi quadri si pongono in diagnosi differenziale con questa laringite difterica, ormai l'ultimo caso che credete, se non vado errato, è datato agli anni 70 in Europa, addirittura non credo in Italia. Si continua a fare il vaccino, e giustamente il vaccino che ha debellato questa grave forma infettiva. La tossina difterica, il Corynebacterium difterie, tende a determinare una necrosi della mucosa, con la formazione di un panno fibrinoso che si stende sul piano glottico e ne determina l'ostruzione. Quindi il croup difterico era una caratteristica sostanzialmente degli anni 40, degli anni 30 e 50, in cui i bambini andavano incontro a questa grave malattia che, se si localizzava alla laringe, poteva essere chiaramente mortale. Ma la forma più frequente che noi oggigiorno troviamo, quest'anno mio figlio se ne è beccata una, mi ha fatto tremare un po' di voce, è la laringite epiglottica infantile. Si tratta di pseudocrup, proprio perché non è crup, ma è uno pseudocrup. Si localizza a livello epiglottico, è tipica di soggetti di sesso maschile tra i 3 e i 6 anni, può presentarsi durante il cambio di stagione ed essere preceduta da una banale forma influenzale. È legata all'edema per la ricchezza del tessuto lasso, ricchezza che scompare nell'adulto, per cui anche in una situazione di laringite acuta è difficile che si verifichi un quadro di questo genere. Il bambino ha una tosse abbaiante che può essere in qualche modo confusa quasi con la pertosse, ha una febbriciattola, ha una situazione di difficoltà a fonare e praticamente a respirare. In questi casi bisogna essere calmi, praticamente ossigenare il paziente. Quindi di solito mio figlio si metteva la testa sotto la coperta in questa situazione e si svegliava con questa voce assente, con questa situazione di tosse abbaiante, con una difficoltà respiratoria in grave scena. Aprire le finestre, anche se freddo meglio, e in qualche modo farlo respirare. Alcuni dicono di umidificare l'aria, in questi casi si può fare dell'aerosol con il cortisone, talvolta può essere irritante, si può utilizzare della noradrenalina racemica in modo da avere quell'effetto broncodilatatore. Io ho preso il cortisone con delle goccioline di breva di un broncodilatatore e con l'aerosol sono riuscito piano piano a risolvere il problema una volta. La seconda volta non migliorava, io ho fatto una puntura 1,5 mg di Bentham
e il quadro si è risolto. Però ci sono delle situazioni che purtroppo non possono essere trattate domiciliarmente, cioè il papo medico, se no andava preso e portato al mare in ambulanza, ok? Quindi voglio dire, non sono cose estranee. Mia figlia più grande l'ha avute e quindi evidentemente dicono che c'è una certa ereditarietà. Questo può essere legato a vari fattori, ma in entrambi i casi si tratta, secondo me, di quadri infettivi adenoidei che tendono a persistere e poi a determinare nel tempo una sorta di discesa dell'infezione. Tutte le mamme ci dicono: ma professore, il bambino si ammala sempre di naso, poi discende e non respira. Ed è così, cioè il coinvolgimento laringo-tracheo-bronchiale è spesso una costante di questi bambini, in una fase, diciamo, di immaturità immunitaria e in una fase in cui il contatto con questi bimbi ammalati all'asilo, alle scuole primarie, rappresenta sicuramente una noxa patogena, un input patogeno importante. Le laringiti allergiche, e qui dobbiamo ricordare appunto la possibilità che il piano glottico rappresenti in qualche modo l'organo shock di alcuni soggetti. Non ci confondiamo con l'angioedema di Quinck, o angioedema ereditario, dove lì c'è un deficit della C1Q, dell'inibitore di C1Q, quindi un deficit di un inibitore dell'attivazione della cascata del complemento che per piccoli traumi, stress anche di varia natura, non in serie, per esempio si descrivono il bambino, l'adulto che va dal dentista e gli parte non l'edema dell'uvola, che in fondo è fastidioso, brutto a vedersi, ma poco significativo rispetto a quello che è il rischio del paziente, ma un edema della glottide che può essere estremamente importante, improvviso, subitaneo e che in qualche modo può essere associato ad una dispnea respiratoria. Così come uno shock anafilattico può accompagnarsi ad un edema glottico importante, talora letale, e quindi l'uso di corticosteroidi, di adrenalina, non adrenalina, rappresenta sicuramente un'evidenza da prendere in considerazione. Questo è l'edema generotico, come dicevo, deficit dell'inibitore della C1Q esterale. Non dimentichiamo che l'inalazione di vapori acidi o caustici rappresenta un altro fattore irritativo. Parlo di inalazione, per esempio di vapori di ammoniaca o di preparati chimici che in qualche modo, essendo inalati, tendono a passare sì nella fase comune delle vie aeree, ma vanno ad incidere nel punto ristretto, come abbiamo detto, dello spazio respiratorio. Quindi le corde vocali nell'adulto in particolare o la laringe ipoglottica sono estremamente importanti. Vedete questo danno mucoso quasi a tipo di ustione che è legato all'ingestione di caustici, quindi i caustici possono esalare dei vapori che vengono inalati, quindi l'ingestione non è detto che si concretizzi in un danno dell'esofago o dello stomaco spesso letale, ma si può accompagnare alla liberazione di vapori che vengono inalati e quindi al danno esofageo gastrico su cui ci si concentra nelle prime fasi del pronto soccorso purtroppo può seguire un danno inalatorio grave. Vedete come la laringe è chiusa, come c'è addirittura un sanguinamento per questa esfoliazione mucosa evitata. E questo è un esito. Qui praticamente le corde vocali si riconoscono in parte, c'è una sinechia. Qui c'è un danno da intubazione, perché il paziente è intubato, le strutture rimangono collassate, sono disepitelizzate e quindi il rischio che si fondano in una cicatrice e l'estubazione risulta impossibile, così come la fonazione in questo paziente, se non con delle tecniche di sostituzione laser o di tracheotomia. Quindi vedete un altro, vedete questo aspetto a carne cotta, come si suol dire, che è legato proprio ad un'azione chimica diretta. Le dispnee tracheali possono avere, come abbiamo visto, traumi, possono avere una diversa natura. Possiamo parlare di traumi diretti, di traumi indiretti, di traumi chiusi, di traumi aperti, di un danno acuto e di un danno cronico. E vediamo qualcuna di queste. I traumi sportivi ve ne ho parlato, la disfonia è costante, ma la disfonia è costante. E il problema è che se il trauma è chiuso si può verificare un ematoma, quindi un danno vascolare che determina un accumulo di liquidi ematici e di edema che poi si rende progressivamente evidente e quindi può intervenire anche a distanza dal fatto acuto. E ovviamente
la valutazione in fibroscopia, la TAC e eventualmente una correzione chirurgica in anestesia generale, come vedete, rappresentano il paradigma. Fratture longitudinali dell'acricoide, degli anelli tracheali, della tiroide, talvolta dell'osso ioide, fratture scomposte o fratture composte. La frattura composta può anche non essere trattata, ma talora, se si accompagna all'ematoma, la laringe la si mette a riposo, come diciamo noi, con una tracheotomia. Se invece la frattura è scomposta, la riduzione è obbligatoria e lo è nelle 24-30 ore, perché altrimenti questi spostamenti, insieme con gli ematomi che derivano ovviamente dal trauma e dal versamento ematico che è secondario al trauma, vanno immediatamente riposizionati, riaspirati, e tutto questo spessissimo prevede la tracheotomia, onde evitare rischi di talora addirittura fatta in locale, cioè se l'intubazione, dovendo passare un tubo attraverso un'area traumatizzata, mette a repentaglio la perdita e la possibilità di recupero di questi monconi tracheali, si preferisce effettuare una tracheotomia in locale cortocircuitando la zona del trauma e quindi permettendo poi anche un'esplorazione, che ne so, se questo è un trauma cranico, in 12-24 ore, quindi dilazionata rispetto a delle emergenze ben più gravi una volta che si è assicurata la perdita del nervo. Ma mai sottovalutare un trauma di questa regione, perché questo nel tempo, nelle 24, addirittura 48 ore, potrebbe precipitare in una situazione di dispnea crescente o di dispnea acuta. Guardate questa immagine, è un attacco, vedete c'è una frattura della cartilagine tiroide dell'ala tiroidea di sinistra e vedete come questa frattura si accompagna ad un bulging, diciamo, ad un ematoma che ha sicuramente ridotto il lume della regione. Che potrebbe anche essere sufficiente, ma una situazione di questo genere merita attenzione e merita una riduzione chirurgica. Questo è un trauma alla laringeo, vedete quella specie di bombetto che si vede al di sopra della corda vocale a sinistra, è chiaramente l'ematoma secondario a un trauma esterno, ma ci può essere anche un trauma interno, un trauma iatrogeno da intubazione o da manovre chirurgiche. Questo è un altro trauma con un ematoma e una laringe che in pratica risulta essere poco mobile. Vedete qui c'è una sorta di ecchimosi e di versamento ematico che è il segno indiretto di un versamento più profondo sottomucoso che a sua volta è il frutto di un trauma. Ecco, guardate questa situazione, qui c'è una lussazione della retinoide che praticamente viene disarticolata perché, come tutte le articolazioni, c'è un'articolazione cricoaritoidea che tra l'altro ha ancora fenomeni di artrite, artrosi, come tutte le articolazioni, quindi un trauma in questa zona può in qualche modo rompere le strutture ligamentose che ancorano la cartilagine aritoidea al castone cricoideo e conseguentemente posizionarlo, come si vede qui, in una zona non naturale, perché è naturale, che poi finisce per ostacolare l'esposizione della laringe, l'intubazione, la fonazione e soprattutto la respirazione. Vedete, questo invece è un quadro di stenosi cronica. Guardate, questa parte posteriore viene chiamata commissura, ma vedete la porzione anteriore, le corde vocali per un tratto pari circa alla metà sono fuse, sono unite anteriormente. Questa situazione può essere il frutto di interventi chirurgici, per esempio di cordectomie allargate, in cui noi asportiamo la porzione anteriore perché c'è un carcinoma e l'esito è quello di fondere questa zona bloccando quindi la vibratilità, l'elasticità della struttura muscolo-ligamentosa del muscolo della corda vocale e riducendo lo spazio respiratorio. Guardate questo quadro, questo qui non è la laringe, questo è l'esofago che qui appare beante ma di solito ha un lume virtuale, davanti abbiamo la laringe che è irriconoscibile, si vedono i due abbozzi aritenoidei ma c'è una palmura, diciamo, una cicatrice che a tutto spessore chiude lo spazio laringeo. Ovviamente questo è uno laringettomizzato, tracheotomizzato, perché sennò non potrebbe
respirare. Guardate un ematoma, qui forse una neoformazione, un granuloma, che può, signore, uno schifo, che può in qualche modo andare a chiudere quale porzione? La porzione che noi definiamo respiratoria, la glottide posteriore, la commissura posteriore. Quindi stenostaringea di causa di acrogena, stenostaringea da inalazione di corpo estraneo. E qui voi sapete bene che l'inalazione del corpo estraneo, allora, perché un corpo estraneo si fermi nella laringe, deve essere o acuminato, un ago o una spilla da balia, perché inalandolo si va a inficcare, oppure deve avere un calibro superiore al piano glottico, perché altrimenti tende ad andare nei bronchi, e lì i corpi estranei bronchiali, vi prego di studiarli, sono prevalentemente dei corpi estranei destri, perché il bronco di destra è più grande, fino a che non ci sia un'inversione dei visceri, e che lo spazio cardiaco riduce lo spazio polmonare sinistro, ed è un bronco meno in asse, Quindi qui ci possono essere dei meccanismi a valvola, con atelettasia, con un enfisema controlaterale. Quindi i corpi estranei bronchiali non sono argomento nostro, ma in fondo una volta si studiava. E i corpi estranei sono di vario genere, guardate lì. Una volta, mi ricordo ormai 1983, quando sono arrivato a Firenze, la prima lezione, il professor Finistotti ci faceva vedere i corpi estranei e ci mise una bella diapositiva che ho perso. Erano tutti i corpi estranei che avevano estratto in clinica dei carcerati. Perché i carcerati, pur di essere dimessi, ingerivano lamette, pezzi, quello è uno dei beni, quello è un pezzo di una lampadina di vetro rotta e inalata che si è andata a fermare esattamente, come vedete, a metà, per sua fortuna, perché se si chiude lo spazio respiratorio è ridotto. Esistono, ecco, questo è un pezzo di guscio di noce che si è andato a fermare, vedete, praticamente quasi a ridosso del piano glottico e non è arrivato in fondo. Attenzione alle sementi, per dirla alla latina o in italiano, e soprattutto alle noccioline, perché i bambini inalano queste caschette delle noccioline, quelle americane, e sono pericolosissime, e le noccioline rilasciano degli acidi grassi che sono necrotizzanti per la mucosa dove si arrestano. Quindi se si arrestano in un bronco o in quella zona danno infiammazione, danno tosse, poi la tosse passa perché c'è una sorta di adattamento recettoriale, per cui un bambino che si è inalato la nocciolina americana ha un po' di tosse, poi dopo un po' gli passa, la mamma dice vabbè, non è nulla, e invece poi noi scopriamo talvolta gli viene una broncopolmonite, un focolare broncopolmonitico su base irritativa. Io mi ricordo, per dirvi come questi corpi estranei sono micidiali, sempre un altro raccontino della nonna, sempre di notte, più o meno di sera, verso mezzanotte, arriva al pronto soccorso un bambino di 4 anni che si era messo una nocciolina americana dentro al naso. Allora questo piangeva, la mamma l'aveva provato a fare un po' di sangue, va bene, niente di che, l'infermiere prende il bambino, c'è una posizione, stringe le gambe, gli mette una mano intorno a lei e così. E io col clac, c'è uno strumento che si chiama coccodrillo, c'ha una cazzatella davanti, fa pi e lo tira fuori, quindi tu passi sotto pi e lo tira. Bene, questo bambino, io faccio pi, il bambino inala la nocciolina e ha una crisi respiratoria che io penso morirò di 5, 6, 7 anni prima, perché io il bambino lo metto giù, gli do due botte e questo francamente riesce ad essere, ecco, per dire, cioè io ero passato da una banalità a una rabbischierata, come si dice qui, a una situazione drammatica, perché il corpo estraneo era venuto fuori e lui l'aveva in questa posizione inalato, nettamente inalato. Quindi attenzione, bastava che qualcuno gli tenesse la mano così, cioè piccole cose che però fanno parte dell'esperienza. Ora, non mi è mai più capitato, ma che i bambini si mettono i tappi della Birobic nel naso, che si mettono i Lego City, queste cose qui, è la prassi. Quindi fate attenzione, talvolta questi corpi estranei rimangono misconosciuti al punto
che vi si depositano dei sali di carbonato di calcio e formano quello che abbiamo detto essere il rinolito, cioè praticamente una pietra che da adulto, se un bambino ha sempre un moccio unilaterale, non respira bene, alla fine fanno una radiografia o vanno a guardare dentro e trovano questa bella sorpresa. E noi ne avevamo avuti, ora prima dell'era fibroscopica, noi guardavamo il naso, carissimi, con una fonte di luce e uno sfermo, e riuscivamo tutta più a vedere quei centimetri. Per vedere la parte posteriore andavamo dalla bocca, quasi nessuno se lo faceva fare, con una bassa lingua e uno specchietto, si chiama rinoscopia posteriore, e valutavamo l'aspetto posteriore di questa zona. Quindi direi che i corpi strani, ecco, guardate, questa è una rapide con quello che vi dicevo dei corpi strani, questo è un oggetto di plastica in un bronco principale, quindi con una situazione di tipo ispiratorio, e questa è invece una spina da ballo tipica dei bambini, si aprono, rinalano, quindi c'è da chiedere se una spina di queste dimensioni si sia andata a confittare a livello della catena polmonare. Va bene, c'è il collega, io ho accennato qualcosa alla patologia neoplastica maligna, ne parleremo la prossima settimana più compiutamente, va bene? Ok ragazzi, queste sono le firme? No, sono le vostre. Va bene.